Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo su American Truck e Multiplayer insieme a Nico. Ciao a tutti. Allora, oggi ci faremo un viaggetto in multi, appunto. Stiamo facendo viaggio da Phoenix a San Francisco. Io porto una scavatrice di 19 tonnellate e Nico porta... I vestiti. Ok, sì. Quanto? 12 tonnellate, quindi vai. Ok. E abbiamo lo stesso camion. Allora, vi dico, dietro le quinte sono andato un po' avanti, ho fatto un bel po' di viaggi, ho fatto un po' di soldi, ho chiesto anche un prestito, mi sono preso un camion e mi sono preso un garage nuovo e l'autista, e ho messo l'autista col camion che ho comprato. Così mi fa soldi. A me dice di andare qua, di qua. No, di qua. Dritto. Vabbè, facciamo la tua strada. Tanto andiamo nello stesso posto. Quanti chilometri va fatta? È 1041 e 1200 non lo scarico fuori. Boh, ti farà fare il giro del mondo. Allora, accendelo, vai. Allora, stavo dicendo, ho preso anche l'autista così, intanto che io faccio qualche viaggio dipendente, lui mi fa i soldi col mio camion, fa un po' di soldi anche lui, così abbiamo doppio guadagno sia dai viaggi che faccio io che quelli che fa lui. Sono salito al livello 9 e poi vi farò anche vedere che camion ho preso dopo, quando abbiamo finito il viaggio. Ovviamente un Kenworth old style. Anche qua mi diceva di andare a destra. Insomma, nel senso dritto, poi vabbè, fa la curva. Boh. Sei sicuro che vai a San Francisco te? Sì, l'ho guardato prima. Guarda, aspetta, se riguarda. Oh, cioè adesso mi fa andare da un'altra parte, sto qua. San Francisco Port of SF. Eh? San Francisco Port of SF. Vabbè. La città. Sarà il punto di scarico quello. Ti va a San Francisco. Ma anche il tuo ti chiama il 13esimo? Sì. Ecco, ho già fatto danno. Sfigate, sono zero. Vabbè, 3%, fa niente. L'importante al camion, al carro no. Niente, per fortuna. Anche il camion non paghi te. Appunto, non è il mio. Dai camion, dai camion. Qua a sinistra. Ok. A me dice sempre di tornare indietro il navigatore. Anche a me mi dici di... cioè, come se questa qua l'avessi già fatta io. Come la da rossa. Oh, cioè adesso sta sbagliando strada, Nico. No, oggi mi ha detto che... Eh? Aspetta. No, ok, posso. Cosa c'hai te? Cosa c'hai? Poi mi deve per stare di là, al contrario adesso no. A me adesso diceva di girare di là, invece che dove stiamo andando? No. Cosa c'è? Cosa che devi andare di qua? Perché? Perché? Come indovinare? Boh. Ho messo un puntino lì per sbaglio. Ma sei un pirla. Sei un pirla. Dobbiamo girarci allora. Sì, so che viene alla fine della strada, quando no. No, va, torna entro io, guarda cosa fa su me. Guarda. Guarda come si fa. Sì, ma non gli danni fare quel cane. Ah, vai indietro. Sì, ma io sono un po' più avanti di te. E fai un po' di retro. No, se mi giro, faccio una girata di quelle. Ragazzi, Nico è un pirla. Lo sapevamo già, ma questa è la conferma. No, sono pronto, sono pronto. 2%. Sorry. Si viene porto, no? Si viene porta questo. Sì, vendita, c'è la sala. Dai, Campus. Guarda, io avevo il presentimento che mi stavi facendo sbagliare strada. Ha scritto anche report, ho scritto sul stronzo. Vai, c'è la, vai, via. Aiuto.
Ma non so neanche come te l'avessi quel cazzo di robo di merda. Ti devo aspettare? No, se vuoi. Dai, ti aspetto, ti aspetto. Anzi, ragazzi, facciamo uno stacco, ci rivediamo un po' più avanti, che adesso io dietro le quinte picchio Nico. Ok ragazzi, siamo andati un po' avanti, tanto potete notare dall'icona della mappetta sopra, ho fatto un po' di danno perché ho preso troppo larga la curva, sono andato addosso a uno, ecco, esatto. Qualche danno devo sempre farlo. Poi ho perso da qualche parte Nico perché è crashato, non è sparito nel nulla, non risponde da nessuna parte. Massimo se ritorna, lo aspetto che mi raggiunge. Siamo andati molto avanti, ci mancano 440 km circa, meglio che sto nella corsia giusta. Ecco, parli del diavolo spuntando le corna, ecco Nico. Ah. Niente, mi sa che il viaggio lo finiamo da solo. Ho letto cosa è scritto. E buono. Poi ho fatto anche un po' di gasolio perché pensavo non mi bastasse e mi sa che non ne ho fatto abbastanza, a scarseggiare già. Non so quanti litri ho e qua col tasto I non mi fa vedere nel display, quindi non lo so per quanti chilometri mi basta il gasolio che ho. Ma questo Camry fa un po' fatica, mi sa che è il modello più piccolo, col motore più piccolo. Io ho messo un motore da 455 cavalli, che è quello più potente che ho sbloccato finora. Questo qua mi sa che è quello da 390, non lo so, perché il mio tira molto di più di questo qua. Vabbè, poi ve lo farò vedere. Beh ragazzi, direi che faccio un altro stacco, ci ritroviamo verso fine viaggio, in modo da non annoiarvi e non far venire un video molto lungo. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati, mancano una cinquantina di chilometri. Per fortuna non ho fatto altri danni, qua comunque guardate che paesaggio, guardate, mamma mia. Ho fatto anche quella stradina là, piccola, stretta. Ho fatto un po' fatica a passarci, perché a entrare soprattutto, perché col camion lungo non è facile fare certe manovre. Però dai, comunque come scenario gran cosa, guardate. Vado. Essendoci là il coso, lo schermo che non mi indica quanti chilometri posso fare con il gasolio che ho, non so se mi basta o no. E quindi succedono ste cose, non so perché, ma non me lo segno. Pensavo mi bastassero, invece no. Vabbè, adesso vediamo fin dove arriviamo. Siamo quasi arrivati per fortuna, però comunque non mi basterà. Ah, qua abbiamo il distributore. Che culo, che culo. Ragazzi, che culo. Che culo, ragazzi. No, non devo avere questo. Vabbè, lì ho tirato giù un cartello, lasciate stare. Lasciate stare come mi sono messo. L'importante è che ci sono arrivato. Vabbè, qua gli ho fatto il pieno, se no, se gli va bene ok al capo, se non va bene si arrangia. Dai, distruggiamo tutto. Il giorno è.
finalmente finito sto viaggio, perché ragazzi non ne posso più. Abbiamo fatto, poi per colpa di Nico abbiamo fatto anche più lungo il viaggio, forse anche per quello che non mi è bastato il gasolio. A parte che ne ho fatto un po' prima, ci siamo fermati io e Nico a fare però il gasolio, ma evidentemente dovevo farne di più. Mi ero detto, evidentemente mi ero detto dovrebbe bastare così, invece no, non è bastato. Io adesso mi devo infilare qua. Uffa. Buongiorno. Invio. Parcheggio dove vuoi. Okay. Però qua mica ci passano, eh. Ah signor. Ma non ci passo, non ci passo. Che razza di manovra che mi tocca fare. Ah là, ce l'abbiamo fatta. Guardate voi dov'è che mi fa portare ste robe. Adesso mi giro. Ovviamente prendo dentro qualcosa, se no non sono contento. Adesso cos'è che vuoi? Che mi ha fatto danno? Boh. Facciamoci una bella retro tranquilla. Slitta a posto camion. Buono, sganciamo la rimorchio. Buono, cosa? Danneggiato. Sì, vabbè. Praticamente non ho mandato niente. Niente mandato. Ottimo. Vabbè. Ragazzi, niente, io direi che posso chiudere qui il video. Metto come sempre lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Vi saluto anche da parte di Nico, che adesso non c'è, vi ho già detto, si è esperto nel nulla. E se volete anche passate dal suo canale, se non siete ancora passati. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!